Caro Crozza, il pezzo più bello del tuo decaduto programma? Quando fai leggere un po' delle giuste critiche a te e al tuo programma. Crozza, non mi fai più ridere. Ma non sarebbe ora di piantarla con certe pseudobattute? Questa trasmissione televisiva è una vera vergogna. Non è ammissibile burlare il Papa. Non trovo divertente tutto questo, perché è pura idiozia. Chi giudica il fratello, giudichi prima se stesso. Crozza sta alla satira sul vegano come la forchetta sta al brodo. Crozza, sei solo un povero stronzo molto ricco. Vigliacco! Crozza ridicolizza solo il Movimento 5 Stelle. Il resto è fuffa. È un servo come la maggior parte di quelle facce vergognose che vedi in TV. Se vuoi notizie imparziali, rivolgiti ad altri canali. Sei più buffone del tuo capo di Roma. Non spendi una parola. Ah, ops, scusa, sei di Genova. Due terzi della trasmissione sono di attualità, ma poi il prendersela coi vegani la trovo veramente obsoleta. Se non con lo scopo di far tornare la voglia di mangiare carne, visto il sempre maggior calo dei consumi. Sarà propaganda occulta? Yes, of course! Condividi, banna, condividi e banna, condividi, buonasera, banna, buonasera, Napalm 51. Invia. Scusi, invia, sento e banna. Una vibrazione, non risponde al telefono? Cioè, deve essere il telefono che... Vuoi rispondere? Rispondere? E a chi? E non lo so io. Ai call center? Ma non lo so se... Con le loro fottutissime offerte vantaggiose? Ma non è detto. A me puoi fregarmi una, due, massimo 12 volte, ma poi basta. 12 però sì, però... Scusi, ma non può essere un suo amico che la chiama? Io non ho più amici. Ah, no? Così se squilla il telefono, so che sono quelli dei call center. Vabbè, ma non è che si può... Gentaglia che sta tutto il giorno seduta davanti a uno schermo a dire agli altri cosa deve fare. Ho capito, però... Ma... Ah, vede. Mamma, perché mi chiami qui? Sei caduta dalla scala? No, povera mamma, vada. Hai una costola inclinata e non riesci a urlare. Ecco, ma vada da lei, guarda. Ma sei caduta prima o dopo aver preso il piumone dall'armadio? Ma vada da lei. Perché poi di notte chi trema di freddo sono io? No, ma poverina. Linca. Ma che linca? Vada, si stacchi da lì, vada da sua mamma. Guarda come se la tira sta stranzetta, con guarda. Con chi ce l'ha? Chi è? Con Lady Gaga. Ma la va in giro con i pantaloncini corti, sta troietta del web. Ma no, si è solo messa gli facile short. Facile fare la figa quando sei figa, eh? Ma che ragionamento è, ovvio. Ma... A Miami sotto il sole, ma spalmata sì, ma... di crema solare. Prova a fare la figa in una miniera di carbone. Ma che ragionamento io è? Io so cosa vuol dire andare sottoterra al buio, con quell'umidità che ti distrugge i polmoni senza vitamina D. Ah, vero. Vedrai che prima di far la figa ci pensi due volte, figa. Mi scusi, ma lei ha lavorato in miniera? Io? Peggio. Peggio della miniera. Mia mamma è attaccata ad un respiratore. Oh, povera. Consuma circa 2 kilowatt. Ma l'impianto di questa casa ne ha solo 3. Vabbè, a 3 kilowatt, ma non capisco cosa c'entri. Il mio computer e wifi ne consumano 3. Una roba potente. Tutte le volte che mia mamma attaccava al respiratore, sì, saltava la luce. Ah beh, certo, perché... E io dovevo andare giù, ma 3 metri sottoterra, come... e riattaccare il contatore. Andavi in cantina, scusi? 1, 2, 3, 4, 20 volte al giorno. Ma in cantina andavo, con no? Tutti quei ragni e falene. Beh sì, adesso non è che... La batteria della pila che poteva mollarti da un momento all'altro. Ma era in cantina. Non sapendo mai se sarei riuscito a risalire. Ma si figuri. Cristo! Ulla, cosa? Ho veramente rischiato di finire i miei giorni là sotto. Ma non esageri. Vicino al contatore. Ma si è dato tutta sta enfasi per essere sceso qualche volta in cantina. Io non credo... Like, odio, eccolo lo snobettino paraculino di sta minchia. Ma no, chi è? Sergio Mattarella. No, lasci stare il presidente. Cosa ha fatto? Lasci, stia buono. Si fa le foto con il milite ignoto. Ma non è che si caro fa... finto vipettino, facile è... la gara con uno che non ha nome. Fatti una foto con busta dei Subsonica e poi vediamo chi prende più like. Ma chi si... Cosa... Guardi, tra l'altro io pensavo che ce l'avesse con Mattarella per la sua presa di posizione a favore dei vaccini, no? Un attimo, ci arrivavo. Ah, ecco, punto, sì. Caro pagato dalle lobby dei vaccini, no, non ti sei chiesto com'è morto questo milite ignoto? Ma magari se beveva acqua e limone, come dice il signor Red Ronnie, no, era ancora vivo. Ma cosa sta dicendo? Ma questo i servi giornali non lo scrivono. Ma meno male. Mamma, vieni a chiudermi la finestra che ho freddo. Ma si alzi lei. Dai, ma tu il collarino per le vertebre schiacciate ce l'hai che ti tiene caldo la colta. Ma la...
ma vada pensa lei... anche a me ogni tanto, ma no? Ma vada lei a chiudere la finestra. Tra l'altro la vedo molto teso. Ma scusi, lei ha mai preso in considerazione, che ne so, un hobby? Un hobby, sbaglio? Dice? Un hobby, dice? Sì. Io ce l'avevo, un hobby. Ah sì? Quale? Il violino. Ah, che bello. Dio, quanto mi scaldava il cuore. Infatti. Ma poi l'incidente. Aia, cosa le è successo? Io volevo comprare un violino. Ma non faccia tutto... Per imparare. Poi... Sì. Mi sono detto... Cosa? Ehi, sei un perdente. Che ne compri uno già fatto? Vabbè, ma guardi che si... Cristo, costruiscitelo con le tue mani il violino. Va bene, ho capito. Quindi ha costruito un violino, bello. No. No. Perché ero lì pronto a prendere il legno. Quando mi sono detto, ehi, vuoi fare la femminuccia? Ma perché? Fatelo da solo l'albero. Ma non è il caso. Così guarda... ho preso una piantina ad acero. Ecco, ma l'incidente... Mi è caduto il vaso. Ma no. Con la piantina. Ma perché? Non ho potuto fare niente per salvarla, così. Addio violino. Addio violino. Addirittura, non potevo... E mi chiedo... Dov'è Dio? Quando serve. Ma non tiri in ballo ste cose per un... Ma Dio non c'è mai. Quando ti cade la piantina d'acero. Ma infatti... Lui è sempre lì a aiutare i nostri politici. Perché Dio aiuta solo i VIP. No. E i suoi amichetti, vero Dio? Ma no, non parli così. Ma quando ad avere bisogno un cittadino come... Chi? Si commuove. Bomba 69. Chi? Questo signor... Dio ma lasci... non si fa trovare, vero? Ma chi è sto Bomba 69, scusi? Bomba 69 è un commilitone, un amico, un fratello. Ah, un suo amico. Abbiamo passato le notti insieme, fianco a fianco, quando ancora nessuno aveva il coraggio di attaccare Lino Banfi. Ma perché attaccavate Lino Banfi? Lobby dei nonni, che ha sempre imposto lui in un medico in famiglia. Ma no, ma lui è un attore bravissimo. Sempre insieme, io e Bomba, giorno e notte. Vabbè, avete... Poi Bomba... Ha iniziato a star male. Oh, povero, cosa vedo? Guardava la bacheca di Gianni Morandi. Eh? Ci stava per ore e ore e riusciva solo a scrivere: che bella persona sei, Gianni. Vabbè, bravo, non è una malattia, eh? Perché, Bomba, non ti sei curato? Ma non è una malattia, scrivere. Quando l'ho rivisto di nuovo. Dio mio. Oh, mamma mia. Non l'ho riconosciuto. Non faccia così con la testa. Cosa gli è successo? Si è trovato un lavoro. Ebbene, bello. Aveva una moglie. Ecco, una vita normale. Quelli della lobby della vita normale. Ma non è una ci lobby. Saranno presi il mio amico. No, ma, non... ma non si prenderanno la sua battaglia. Ma non è una perché lobby. Bomba 69 aveva un obiettivo. Quale? Cosa? Dimostrare che Virginia Raggi e Casaleggio sono la stessa persona. Ma non è vero, tra l'altro. Non... Dica un po', li hanno mai visti assieme? No, ma è vero? Ma no, uno muore e l'altra diventa sindaco. Cosa... Un caso? Ma io non credo. Ma cosa sta dicendo? E allora forse Bomba era vicino alla verità. Ma no. Ed è per questo che se lo sono portato via. Ma chi la smetta? Mamma, sdraiati un po' sul mio lato del letto così si scalda. Vada lei. Hai la febbre a 40 da una settimana, no? Risparmiamo sul riscaldamento. No. Non ce l'hai una coscienza ecologica? Ma no. Andrea Zalone.